Vergine Maria. Unione, unita la Chiesa, uniti i soldati dalla Vergine Immacolata, dalla Vergine Santissima. Papa ci ha detto, la famiglia che prega insieme il Rosario resta unita, non si distrugge. Che cosa vuole la Madonna? Indietro sulla immagine si trovano primi messaggi. Quando apriamo questi libri come questa gialla, Messaggi dalla Regina della Pace, primo messaggio è 84. Hai pensato, la Madonna appare da 81, giovedì, 1 marzo 84, 1 marzo 84, dove sono 3 anni? Dove sono 3 anni, Signore? Hai domandato qualche volta? I comunisti hanno tantissime volte, giorno e notte, entrati nell'ufficio, nella casa dei veggenti, tutto portato via e bruciato. Tutti hanno bruciato. Non è stato semplice proteggere Medjugorje, neanche oggi, perché tu non sei bello, buono, sei fragile. Tu ancora pensi che è possibile portare acqua nella rotta bottiglia. Tu anche pensi oggi che cuore impuro può nascere pulito, preghiera. No! Per questo, dice la Madonna nell'ultimo messaggio, lavorate alla vostra conversione personale. Convertirsi è conversione personale, è cambiare la vita. Pulire la vita come un mese e mezzo, la Madonna ha detto, siete come la terra. Assai nella terra sono erbacci. Nella terra sono usciti dalla terra tanti. Questi che non vogliamo seminare, che non porta nessun frutto. Come si pulisce? Coltivando la terra, preparando per seme. Ecco, che cosa è conversione? Conversione, cultura di cuore, del cuore. Primo messaggio è stato, cari figli, mi invito alla conversione individuale. Messaggi che sono distrutti, rovinati, sono rimasti nel nostro cuore. Non si parla volentieri su questo tempo, perché è molto duro. Per una parola la gente andava 2 mesi, 3 mesi in prigione. Un taxi, mentre ha mostrato dove si trova Medjugorje a Čitluk, con la mano, ecco, andate 2 chilometri, poi a sinistra vedrete campanile, 2 campanili, la chiesa con 2 campanili, 2 mesi nel prigione. Perché ha mostrato con la mano, ha fatto propaganda, ha detto comunismo. Propaganda. Altri che hanno detto, ho visto anch'io la Madonna su Križevac. 3 mesi. 3 mesi. Oggi tu non sei capace di fare digiuno un giorno e dici che ami la Madonna. Per questo ho paura. Dove inizia la verità? Con un bel canto? No. Non c'entra canto. Dove inizia la verità? Vedendo la Madonna. In questo momento, quando posso soffrire, quando posso dire sì, quando posso come suo figlio andare in giustizia, condanna, morte e tutto. Non è semplice dire va bene così, la Madonna parla, io faccio lo stesso. No, conversione è stop, non posso continuare così, senza la fede, senza l'amore, senza la preghiera. Per questo è importante, andiamo col cuore a ascoltare che cosa vuole la Madonna da me. Cari figli, mi invito alla conversione individuale, personale. Ultimo messaggio, lavorate sulla conversione personale. Significa, non è una informazione, è un impegno. Coltivare la terra è impegno, non importa se tecnica è cresciuta,
molti coltivatori, lo stesso si deve lavorare, coltivare, pulire, nutrire. Così l'anima cristiana non è possibile solo pensare, si deve fare digiuno, si deve inginocchiare, si deve sapere oggi è giorno di Dio, senza la messa non riuscirò. Non riuscirò, non voglio staccarmi dall'altare da Dio. Convertire, tornare al Padre come figlio prodigo, riconciliarmi con la famiglia, tornare alla famiglia, riconciliarmi, perdonare. Avete sentito come Jacopo ha insegnato? Insegna come è possibile perdonare. Dono di cuore, dono di amore. Se l'uomo non perdona, non riesce mai a pregare, non riuscirà mai a credere. Parla che crede, ma non crede perché mancano frutti. Convertire è conoscere la volontà di Dio e mettere d'accordo la mia volontà con la volontà del Padre. Convertire è diventare fruttuoso, portare i frutti. Quando? Questo tempo è per voi. Questo tempo, dice la madre, per noi. In questo anno tre volte ha detto questo tempo è tempo di grazia. Oggi è giorno di grazia. Oggi è giornata di grazia. Ascoltami. Oggi questa giornata è giornata della grazia. Andiamo questa giornata a prendere come dono di Dio e portare a casa, come un dono, un gioiello, una pace, un premio, un tesoro nascosto che abbiamo scoperto. Questo è dono di grazia, stare insieme tutta la giornata pregando per guarire. Nostro ricovero, nostro ambulatorio. Questo povero l'uomo che è caduto tra i ladri, un uomo bravo, pagano, samaritano ha portato, che non poteva lui, nell'ambulatorio e ha pagato tutto. Questa è giornata, questa. Non possiamo soli, possiamo con altri. Senza di voi il Signore non può realizzare ciò che vuole, ma può con noi, vuole con noi. Che noi possiamo dire, Padre, sia fatta la tua volontà, come ha detto lei, Sofia. Come Cristo ha detto sì, Cristo misericordioso, Cristo buono, Cristo risorto, possiamo dire anche noi. Prendi oggi il rosario dalle mani della madre in questo palazzetto e continui da oggi a pregare, come a Međugorje. Ogni giorno pregate il rosario insieme, pregate col cuore. Prendi il rosario che facciamo benedirla, che ti apre il cuore il rosario come chiave. Che tu puoi dire sì. Tanti sacerdoti, maggior parte spagnoli, poi tedeschi, austriaci, olandesi, sono pochissimi, non esiste più la Chiesa in Belgio, in Olanda, viva, sta morendo senza seminaristi, senza cristiani che praticano la fede. Tristezza. E adesso vogliono che Italia diventa questa Europa, Europa senza Dio. Non è bello. Andiamo con rosario a fermare queste onde, questo tsunami che è pericoloso, viene attraverso falsi politici, falsi fili da un popolo che trasmettono buio, la pena, male. E la Madonna ci insegna come è possibile oggi cambiare il mondo con rosario. Con rosario!